Buonasera a tutti, farei un altro applauso a Cecilia Gargano che stasera mi accompagnerà con la chitarra. Doveva esserci un altro chitarrista che si chiama Diego, che però più o meno all'ultimo momento non è potuto esserci. Cecilia quindi è stata davvero molto gentile e anche molto brava a preparare tutto quanto in poco tempo e con pochissimo preavviso, quindi motivo in più che ho per ringraziarla, insomma, di essere qui con me questa sera, qui con noi. Detto questo, Disperati simpatici versi è una lettura di poesie che è nata circa un annetto fa, quando alcuni amici di un circolo culturale di Modena mi avevano chiesto una serata in cui leggessi delle mie poesie. Però fare una semplice lettura di poesie mi sembrava così un pochino troppo banale, poi non volevo semplicemente stare sul palco, leggere e scendere. Avevo voglia un po' di raccontare un percorso attraverso le mie poesie. E quindi questo è stato un po' il pretesto per scrivere questo piccolo, breve racconto in cui si sommano un po' di vicende esistenziali e di scrittura nella mia vita negli ultimi anni. E ho pensato sin da subito che avesse molto senso e insomma fosse anche bello avvicinare, affiancare questi testi con un po' di musica e quindi con quello che non è solo un accompagnamento, secondo me, ma è appunto anche un'integrazione di questo racconto. Quindi, esaurite in questo modo, diciamo, le premesse, inizio subito e senza indugio. Io ho iniziato a scrivere poesia intorno ai 16 anni. E ci ho messo almeno un paio d'anni a capire che avevo iniziato a scrivere poesia. È stato un caso. E l'ho scoperto perché questa prima poesia che ho scritto in realtà è rimasta impigliata in alcuni messaggi di WhatsApp. Era una risposta che avevo dato a una persona, al primo tu di cui parla questa storia, perché nella poesia occidentale poeta o la poetessa si rivolge quasi sempre a un tu quando si parla di poesia lirica. E questo tu, più o meno sempre, basta pensare alla Beatrice di Dante o anche alla Laura di Petrarca, è lontano, distante, disperso, comunque irrimediabilmente irraggiungibile in qualche modo. Non è questo il mio caso, però tante volte io ho sentito bisogno di scrivere poesia per rivolgermi ad alcune persone con le quali sentivo di non riuscire a parlare a parole, perché è tanto semplice parlare a parole e tante volte per comunicare una cosa non c'è bisogno di scrivere una poesia, però alcune volte i rapporti umani sono un po' complicati, come era complicato per me il rapporto con questo primo tu che soprannomino V, che non è l'iniziale del suo nome, ma semplicemente qualche tempo fa abbiamo pranzato insieme, le ho raccontato che avevo scritto questa storia e che avrei fatto questo spettacolo e le ho chiesto quale lettera volesse lei, se l'iniziale del nome, del soprannome, e lei mi ha detto no, metti V come vaffanculo, e questo vi dice tutto del temperamento un pochino anche di questo tu. Però cos'è successo? Che c'è stato questo scambio di messaggi, grazie a WhatsApp ho ritrovato data e orario precisi, quindi diciamo un prodigio per i filologi del futuro, se mai ne saranno. 3 novembre 2016, ore 17:51, io ho iniziato a scrivere questa serie di messaggi ai quali questo tu ha risposto: è molto bella, che cosa? La poesia che hai scritto. E siccome lei scriveva poesie, mi è sembrata un po' un'investitura questa, una legittimazione. Io non avevo mai scritto poesie prima, avevo soltanto letto della poesia. Qualche anno dopo, poi, questa poesia è confluita in un libro, che è stato il mio primo libro di poesie, Frammenti di noia, che è uscito nel 2019, con il quale io non ho un buon rapporto. È un libro a cui devo tanto, ma che mi lascia molto insoddisfatto, e quindi questa lettura di alcuni testi mi serviva anche per provare a stipulare una sorta di pace interiore con queste poesie. E quindi adesso leggo questa che è stata effettivamente la prima poesia che ho scritto e che più o meno suona così. Piangiamo insieme allora, così la faccenda si fa commovente sul serio, poi scriveranno un libro.
poi faranno un film, poi per un po' saremo famosi, ma poi, come tutte le cose, saremo destinati a tornare a me e a te in un pomeriggio autunnale a piangere. Applausi del pubblico, esce il regista, rose, fiori, pianti, l'inchino degli attori, si chiude il sipario e anche l'ultimo posto viene lasciato libero. Le luci si spengono, ma io resto lì, al freddo, solo, sul palco. E fine. Mi sembrava giusto trovare un inizio e il mio inizio è stata la parola fine, in questo senso. Però io appunto mi sono reso conto di aver scritto questa poesia soltanto un po' di tempo dopo ed è stato per alcune frequentazioni che ho iniziato a fare alla fine delle superiori. In particolare a Modena c'è ancora un gruppo di ragazzi che è capitanato da questo poeta che ha un paio d'anni più di me, che si chiama Francesco Malavasi, che ha voluto portare a Modena la Poetry Slam, cioè la poesia performativa. Per me era un modo totalmente nuovo, inedito, poi io studiavo al liceo classico, quindi insomma una forma di poesia abbastanza canonica era quella a cui ero abituato, e una sera una mia amica che si chiama Alice mi ha portato a una serata di questi Modena City Rhymers, si chiamava così il collettivo che adesso ha preso il nome di Mutuo Soccorso Poetico, e io lì ho ascoltato per la prima volta Francesco Malavasi leggere una sua poesia che mi aveva colpito istantaneamente per la sua immediatezza, per il suo essere poi spudoratamente autentica e anche per il suo modo di raccontarsi davanti a un pubblico. Quella poesia mi è molto rimasta impressa, sono passati 6 anni, però io continuo a rileggerla e stasera per farvi un pochino assaggiare qual è quella modalità di poesia, ve la rileggo. La poesia si intitola «Quando te ne andrai in Polonia». Quando te ne andrai in Polonia, per me è certo, sarà un dramma, forse faticherò a respirare. Quando te ne andrai in Polonia, giusto a un paio d'ore da Cracovia, mi rivolgerò a Montale, gli chiederò di pormi il braccio, donarmi il talento per scendere almeno 1 milione di scale. Quando te ne andrai in Polonia, sarà ben più difficile per me scrivere la prima frase di un discorso, di una poesia, di una lettera d'addio, e avrò l'ansia perché serve scriverne anche una seconda, una terza, una quarta e, se il pubblico me lo concede, anche una quinta. Quando te ne andrai in Polonia, dovrò fare la fila alle poste senza di te. Non che ne abbiamo mai fatta una assieme, ma già so che mi annoierò terribilmente senza poter fare battute sconce e darti baci sul collo da brividi, e dovrò anche commentare da solo il cubo futurismo russo fra gli intellettuali, e sarà un disastro perché di grovigli di linee io non ci capisco niente senza di te che mi critichi come uno sgarbi. Quando te ne andrai in Polonia, non credo soffrirò come un deportato, penso invece che sarò un bambino italiano nel 1938, leggi razziali, a cui viene portata via la compagna di banco e di giochi, e mi ripeterò che ben oltre le idee di giusto o di sbagliato c'è un campo. Lo ha scritto un poeta egiziano, io lo canterò come un mantra, come un mantra, come un mantra, come un quando te ne andrai in Polonia. Uno in meno, su già pochi, crederà nella mia causa dicendomi che ci sono libri e libri di poesia senza errori, ma le poesie fanno solo schifo. Tempo al tempo, carne alla carne, un verso al vento che soffia a Cracovia per te. E questa era Polonia di Francesco Malavasi, e proprio grazie a Francesco Malavasi pochi mesi dopo, nell'estate del 2018, vengo coinvolto in un microfono aperto in via Carteria a Modena e lui mi invita a leggere una poesia sul palco. Io avevo appunto riniziato un pochino a scrivere in versi e allora
quella sera ho effettivamente debuttato nella mia vita poetica leggendo una poesia in pubblico, con questa intitolata Sulla Corriera 800, che a me sembra ancora oggi terribile, però appunto nel patto interiore di fare pace con questo libro la rileggo anche questa sera. Ero seduto in corriera e ho visto un signore sulla settantina sedersi sul sedile tra tutti su quello davanti al mio. Una piazzetta sulla testa, poi i capelli e barba bianchi, una giacca di pelle un po' di forfora, poca però non tanta da dare fastidio. Il suo odore era quello che si sente nelle cascine in campagna, quelle piene di fieno, di amore, di famiglia, odora di lavorato, non di sporco, è quasi piacevole. È un po' l'odore della casa di mia zia a Sanremo, all'ultimo piano di quel vecchio palazzo del centro, con tutti i centrini sulla tavola e i soprammobili spolverati a metà. A un certo punto si gira, guarda fuori dal finestrino un negozio, lo segue mentre si allontana, allunga lo sguardo più che può. Stavo ascoltando I migliori anni e mi sono chiesto quali fossero stati i suoi migliori anni, quanti anni fa sarà nata sua figlia, da quanto non la vede. Mi sono chiesto se ancora ricordasse a volte di quando giocava con lei tenendola sulle gambe, sfiorandole il suo dolce nasino coi capelli biondi. Porta uno strano anello, forse non è sposato, forse non ha mai avuto una figlia. Chissà allora se ricorderà gli anni passati con i suoi amici, seduti nel loro bar, una birra, alcune ragazze, ubriacarsi, raccontarsi cazzate, spingendosi magari un po' oltre, provocarsi. Chissà se ricorderà la voce di sua madre alle 3 di notte che lo rimprovera per essere tornato a casa tardi, barcollante, aver fatto cadere distrattamente uno dei tanti cimeli preziosi dell'ingresso, uno di quelli che ogni anno sua nonna le regalava per Natale. Alla fine sono sceso, spero di non dimenticarmi di quel vecchio signore. Quando scendo dal palco, Malavasi mi dice: hai un tuo stile, a me piace. E quella per me è stata un po' una seconda investitura poetica, diciamo, dopo quella che mi aveva dato un po' scontrosamente il primo tu. E nel frattempo però, nonostante mi piacesse scrivere queste poesie che avessero al loro interno delle storie, delle narrazioni, mi piaceva anche procedere un po' per frammenti. Le mie letture principali d'altronde erano un po' particolari, amavo molto i lirici greci arcaici, Leopardi, Bukowski, quindi seduti a un tavolo non ho idea di che cosa potrebbero dirsi tra di loro. Cioè, Leopardi, i lirici qualcosa ancora, ma Bukowski... E però nel frattempo ero anche finito in una storia, con un secondo tu, che ho chiamato A, perché è l'iniziale del suo nome, molto più semplicemente. Ed è anche il paese in cui vive, cioè l'America. Era una storia molto semplice, soprattutto perché ci dividevano 6.640 chilometri. E questo, ovviamente, per quell'antica faccenda del tu distante, irraggiungibile, ha generato molta poesia. E quindi nel giro di quell'anno e mezzo ho scritto tante poesie di amore o di disamore, diciamo, soprattutto sulla lontananza. E di tutte queste però ne leggo soltanto una e poi chiudo di nuovo questo primo libro e lo lascio stare, perché credo sia una poesia ancora esemplare di quel libro, una poesia lunga, perché mi piaceva scrivere questi testi lunghi, e però è anche una poesia di dialogo in qualche modo. Risale a quell'estate del 2018 in cui appunto sono stato follemente innamorato, in cui follemente scrivevo così. Se non hai niente da fare di qui all'eterno, ti va di prendere un caffè insieme? Tanto non lo finirò mai, quel libro che ho iniziato il mese scorso è interessante,
ma le cose senza di te sono piuttosto noiose. L'ultima volta che ho provato a proseguire mi ha svegliato la pioggia dopo un paio d'ore, ero girato verso la parete, mi ha messo paura. Ho temuto per un secondo mi portasse via per sempre l'odore dell'estate, in realtà domani farà ancora caldo, dicono, e forse non avrò nulla da perdere. Ti amo per ogni volta che non te l'ho detto. Posso forse recuperare adesso. Sono così malinconico a momenti, ma da camera mia, attraverso l'inferriata, si vede la piccola finestra di una soffitta e chi ci ha portato i sogni per ultimo ha dimenticato la luce accesa. Ora tutti sanno dove sono. Scusa, sai, se a volte non so cosa dire, se non conosco gli artifici retorici adatti al momento. Quando mi hanno chiesto cosa fosse l'amore, ho risposto specchiarsi negli occhi di una persona. Non so se sia una cazzata, ma a volte ci credo. L'unica luce che pervade camera mia è quella dei lampi. Tutte le altre mi sono assicurato fossero spente per stare un po' peggio. La vita è dura, lo diceva un cantante, o forse più di uno. Resisto a questo temporale, non mi porterà via l'estate, me l'ha promesso mia madre, me l'ha sussurrato all'orecchio prima di svegliarmi. Mi è sempre piaciuto che il caso, l'unica cosa in cui davvero credo abbia un grande senso dell'umorismo, è l'uscita di questo libro, Frammenti di Noia,
è datata 15 gennaio 2019 e io e A ci lasciamo esattamente quel giorno, come la poesia mette una pietra tombale, diciamo, su questa storia, anche se a rifletterci qualche tempo dopo ho capito che qualcosa era già nell'aria. E da qui è nata una poesia che un pochino ha inaugurato per me un nuovo modo di scrivere e che ho spesso letto in pubblico. Noi non ci siamo lasciati a metà gennaio come abbiamo creduto. Ci siamo lasciati il giorno di Santo Stefano a Firenze, seduti fuori da un caffè vicino alla giostra di Piazza della Repubblica. Io ero stato freddo e antipatico, tu mi dicesti che non saresti tornata e che per un po' non ci saremmo visti. Avevamo visitato i giardini di Boboli e io spietatamente ti avevo vietato di scattare foto per i social network. Te ne concessi una, noi due abbracciati, fatta da una coppia di strane persone. Non l'ho più riguardata e ne ho paura. Poi non avevi superato la mia pignola interrogazione sui volti noti delle statue del piazzale degli Uffizi, mentre io di nuovo mi trovavo impreparato all'amore. Nei mesi successivi alla pubblicazione di questo libro io ho letto molti autori diversi, ho iniziato a frequentare sempre di più la poesia come lettore e in più è successo sul piano esistenziale che io e questa V che mi aveva fatto iniziare a scrivere poesie abbiamo iniziato a frequentarci e questo ha generato in me di nuovo molta poesia. E quindi vi leggo un testo che le avevo dedicato. In una camera pietosa abbiamo dormito spalla a spalla mentre il silenzio ci divorava lentamente e il tuo corpo si insinuava piano dentro la mia penna ad abitare continuamente la mia testa. La storia ci passava accanto, non sembravamo farci caso, bombardati o messi a ferro e fuoco, comunque sembra troppo poco il tempo così trascorso assieme, guancia a guancia, mentre altrove divagava la mente. Era destino, forse, che non fossimo destinati a dirci amanti o anche solo tanto innamorati da perderci la testa e darci un bacio dietro l'altro, ad aspettare un senso che adesso ancora non ci arriva e ti prego, dammi ancora un altro bacio che ti aspetto qui nell'impero della mente. Fuori c'è freddo, tutto è gelato e questo tempo non è infinito. Un'altra cosa che mi succede in quei mesi è che appunto inizio a frequentare il Poesia Festival in cui ci troviamo adesso, e soprattutto dopo aver conosciuto Roberto Alperoli, che è stata una persona ed è ancora una persona molto importante nella mia vita, però per me da autorialmente conoscerlo in quel momento è stato un punto di svolta, perché ho iniziato a leggere molto la poesia contemporanea e a conoscere anche i poeti, o al di là degli slammer che avevo già imparato a conoscere, i poeti appunto contemporanei, viventi, come in una famosa scena di un film di Nanni Moretti, il poeta contemporaneo vivente. Ecco. E in particolare quell'estate Roberto mi aveva consigliato di leggere un libro intitolato Il Disperso di Maurizio Cucchi. E c'è un testo in particolare che mi piace spesso leggere anche in pubblico, perché da allora me lo ripeto costantemente ed è un po' un testo matrice per me, e si intitola Magone ed è di Maurizio Cucchi. Se mi guardi bene, io sto già pensando al giorno non lontano in cui dovrò sgomberare la mia roba di qui per portare tutto nell'altra casa.
i libri e il pianoforte che ancora non ho imparato a suonare. E già premedito l'inevitabile magone di cui potrò dirmi che è la mia parte migliore. E il pacco che scarti mentre dici: qui c'è il pigiama nuovo che ti ho preso per la dote, di dietro agli occhi, tanto per cambiare, sento la lacrima che sale, ma questa volta ce la faccio e mi trattengo. Non è questione d'essere mammone, è che lo spettro della solitudine ormai doppia, non mia, e quella musica alla radio della domenica nel primo pomeriggio confessa e stabilisce la quantità della pena. E qui di fare il bravo, il duro, di giocare d'ironia per non sentirsi dentro straziare dalla commozione, questione non è più, ti dico. E sempre in quel periodo io inizio a scrivere appunto in una maniera un po' diversa. In particolare alcuni testi che insomma vanno anche al di là della sfera sentimentale, amorosa. E mi fa sempre strano pensare che i miei libri sono nati sempre un po' uno dentro l'altro. Cioè, prima che uscisse il primo libro avevo già iniziato a scrivere in maniera diversa per il secondo, e prima che uscisse il secondo ho iniziato a scrivere in maniera diversa per un libro che ancora deve venire, però che prima o poi verrà, immagino. E quindi questo per fare un po' capire il tono diverso che ha assunto la mia poesia. Questo è un testo che in realtà oggi mi risuonava un pochino nella testa, un po' per il tempo uggioso, e quindi mi sembra particolarmente adatto all'occasione. Era dedicato a mio nonno Andrea. Sul finestrino correva una goccia, l'ho scambiata voltandomi per un uccello che spiccava il volo dai campi incolti di questo novembre. Moristi, Andrea, e c'era la neve. Guarda, ora tutto è cambiato, questo clima bugiardo che prova a nascondere l'aria di morte invernale sotto coltri variopinte di foglie ammassate. Io mento quando dico che ancora ricordo la tua voce, che dico soave, ma che era forse diversa, più roca, più cupa. Andrea, moristi, e di te mi rimangono scarsi frammenti di pellicola muta, sbiadita dal tempo, come quei film che a te piacevano tanto. Dopodiché è scoppiata una pandemia, mi pare. Io ero molto immerso nello studio, all'università, ho continuato molto a scrivere, però un evento che ha un po' paralizzato la mia scrittura dal 2021 in poi è stato conoscere un terzo e ultimo tu, vi prometto, di questa storia, al quale non do neanche un iniziale perché tutto sommato non se la merita, anche se ho più spesso ripetuto che non si parla male dei morti, però insomma delle volte. Però comunque leggerò alcune poesie dedicate a questo tu, perché ho capito che sono state e sono molto importanti per me e per la direzione che ha preso il mio modo di scrivere. E quindi in particolare nell'estate del 2021 ho scritto questa poesia che ho intitolato Tre stanze dal cassetto, e che, anche se avevo promesso che non avrei più letto in pubblico, comunque avete capito che a me piace fare le promesse e non mantenerle, quindi questo è un pochino tutto il metodo di lavoro quasi di questa lettura. E quindi queste sono le tre stanze dal cassetto. Tu che sai come uccidermi per bene in una notte d'estate come questa, tu che sei il sole riflesso alla finestra e accechi, distrai, togli fretta al mondo, tu che sei quel colore indistinto tra il marrone scuro e l'amore azzurro, tu che hai la carnagione del sole, che ami non amare e farti corteggiare, ti ho sempre sulla punta della lingua come a nominarti e a sospirare, tu
che finalmente sei un vero tu con carne, ossa e quanto serve a superare la finzione letteraria, a rendere comunicabile l'incomunicabile. Che cieli che ci regala questa stagione, sarà il cambiamento climatico, sarà che mi piace immaginarti in macchina mentre aspetti di risalire in casa e muta siedi guardando fissa nel vuoto, aspetti che finisca una canzone con la mano ancora sul cambio, il cuore fermo a una stazione in un deserto, mentre l'erba straborda sul marciapiede, il parco ti rimane vuoto, fatto di poche comparse, mentre il cane ti aspetta e tu non sei sazia, ti commuovi per un niente e ti agiti, quando il vento scompiglia i capelli prendendoti per caso una volta ascesa. Come un tempo, riordinare i sentimenti, non riuscire a capire se mi menti oppure no, mentre io rimango una voce non richiesta, l'occhio attento che scruta nascosto, che vorrebbe scriverti un testo ma non riesce. Vorrei lasciarti andare via, ma al tempo stesso non riesco ad accettare che tu non sia mia. Intanto, mentre sali in casa e fatichi gradino per gradino, non comprendi l'ultimo sole che abbaglia e il caldo che rende quasi tutto incomprensibile. Niente fine se non scavalchi il letto e scrivi un messaggio, un pensiero scorticato. Niente fine se alla fine non si vive.
Per riepilogare le mie vicende sentimentali con questo terzo tu, mi sembra esemplare il resoconto del mio 2023. L'anno inizia col botto, cioè dopo neanche 2 settimane vengo lasciato. Subito sento di dover scrivere di questa cosa, il problema per me è però come scriverne, cioè trovare un modo originale per parlare di questa cosa. E mi sono accorto negli ultimi anni di aver scritto molte poesie che sono un po' delle cartoline. Mi sono molto affezionato ai luoghi, quindi. E in qualche modo questa cosa si riversava anche nel mio rapporto problematico con questa nuova solitudine. E effettivamente mi sono accorto che più che aver paura di rincontrare questo terzo tu, io avevo paura di rincontrare la sua macchina. Un modello ovviamente poco diffuso, una Peugeot 208 bianca che hanno venduto praticamente a chiunque, quindi ogni semaforo per dei mesi ho sussultato praticamente. Però un po' mi ero immaginato come se questo lasciarsi fosse, avesse significato un sedersi a un tavolo con una cartina di Modena e essersi diviso le zone, io vado di qua, tu vai di là, una questione un po' di amore geopolitica. E proprio così, infatti, ho intitolato 2 brevi testi su questo inseguimento e questi inseguimenti e agguati. Stabiliamo i confini da non invaderci, così bilanciamo gli incontri, evitiamo la sorpresa del sorriso sospeso e soprattutto di quel battito di cuore oltre al necessario che anche dopo tempo non ci è grato, che è in grado di rovinarci i piani, la giornata, l'aritmia ristabilita. Incontriamoci nei sogni, se possibile, prima del risveglio, quando tutto è ancora al proprio posto, ognuno a fianco all'altro. Ormai ci sfioriamo solo più tanto quando passo per via Toscana, tornando dalle ripetizioni, e tu chissà, forse riaccompagni a casa la tua amica che vive lì di fianco. Stiamo imparando a vivere queste vite parallele e divise, ma quando butto l'occhio allo specchietto, vedo dietro i denti di leone che formano i fari della tua macchina bianca e freno per illuminarla di rosso e vedere se dentro ti nascondi tu. In questo gioco all'indietro di pedinamento mentale, sono io che ti seguo o la tua immagine non mi lascia più andare? E effettivamente poi io e lei ci siamo rincontrati una sola volta di persona, il giorno di San Valentino, scendendo dal treno, e siccome un mio amico, si chiama Francesco, che studia con me a Bologna, ha avuto un incontro simile, sempre sul treno, dalla mescolanza di questi 2 incontri è nato un testo che se non altro la butta un po' sull'ironia. Il mio amico mi dice che come stand-up comedian valgo forse troppo poco, mentre mi ingarbuglio in giochi di parole imbarazzate e tu mi osservi con un misto di malinconia e di tenerezza, in fondo forse più contenta di avermi perso che di avermi oggi qui per caso su questo treno ritrovato. Poco male quando scendi e scappi alla stazione condannandomi a un'altra fuga e alle ultime chiacchiere non richieste. E poi davanti alla macchina senza neanche sfiorarci ci salutiamo e dai, magari un giorno ci rincontreremo a Bologna così per caso ancora su quel treno. Finisco di fare la mia parte, ti saluto con un gesto, tu ti giri e ti allontani e ancora addio, amore mio, non ti scuso e non ti odio. Mi ripeto ormai alla guida, lontano sulla tangenziale, il giorno via via scorre ed è sempre più vero e vivo questo male. E effettivamente mi sono reso conto anche che questo fatto della tangenziale, io sono di Formigine, quindi studio a Bologna, quindi devo prendere il treno a Modena, tangenziale è diventato praticamente un corridoio per me, per casa, di casa mia,
mi sono reso conto che è diventato un po' il mio cronotopo, il mio luogo nel mondo, perché l'ho inserito molto spesso nelle poesie, e in particolare qualche tempo fa, mentre ero imbottigliato nel traffico, mi è venuto questo testo proprio ambientato sulla tangenziale. Spero di assicurarmi presto il loculo con vista tangenziale al cimitero poco fuori Modena che lì si affaccia, così immagina su quali e quanti possibili altrove immaginari potremmo insieme retroproiettarci e forse dirci poco più soddisfatti di quei così disfatti avvenire nostri e quotidiani. Certo sarà impossibile chiedersi la mano, reggere il fiore poggiato, lamentarsi infine dello smog post-industriale, della pioggia che sa di sale, di quel male che ci prende qualche volta e che ci stringe. Sarà di nulla l'aria fredda, il vapore che il cemento sprigiona d'estate o quando, come oggi, ci imbottiglia un traffico improvviso che ritarda il tempo, dilata le angosce e ancora ci costringe e ci inchioda, qui fermi, a immaginare. L'ultimo atto di questa breve storia, di questi rapporti, di inseguimenti, di macchine, è dato ancora una volta da un fattore dell'esistenza, cioè della vita vera. Io raramente riesco a scrivere senza partire da una cosa che è successa veramente. E quando mi è successa questa cosa, effettivamente, ho capito che forse delle volte è la letteratura che influenza la vita e non il contrario, perché sono rimasto un po' sorpreso. Un evento che ho percepito un po' come una chiusura di un arco narrativo. L'estate scorsa, durante una grandinata, la mia macchina è rimasta praticamente distrutta, erano esplosi i vetri, quindi l'ho dovuta portare dal meccanico. E allora poi ho scritto questa poesia su questa faccenda. È passato tanto tempo, lo so, ma stamattina non posso davvero non raccontarti cosa mi è successo. Subito ero in cucina e ho commesso un errore ai tuoi occhi madornale, mi è caduto il tuorlo nell'albume e l'uovo non si è montato a neve. Così esco, ma inizia a grandinare. Il finestrino esplode, il montante si piega, la mia macchina è ferita. Allora la porto a riparare, così, come auto sostitutiva, la tua Peugeot. Ma quando salgo e guido silenzioso al volante, io mi chiedo, cacciato o cacciatore? Forse adesso, finalmente, come nella migliore storia d'amore, io divento tu e tu diventi me. Ci scambiamo i ruoli, ci completiamo i rispettivi sensi esistenziali e fantastico sulla tua vita ora, su quanto debba essere meravigliosa. Ma poi io rimango io, tu rimani tu. E ora è nebbia, sola nebbia, buio e solitudine, tante lettere buttate per te su foglie, cartelle che non leggi e che non senti. 100 all'ora, ma con fatica, in tangenziale, il sole sorge ancora, sorge per ora, verso la stazione, via verso i binari, via verso l'altrove.
Inizialmente questa lettura finiva qui, però poi ho pensato di aggiungere una breve ultima parte, che è questa qui che adesso leggerò, perché non poteva finire in questo segno così negativo, secondo me, questa lettura. Ho pensato effettivamente che è vero quello che vi dicevo all'inizio, mi capita sempre di scrivere per dire delle cose a delle persone con le quali non riesco a parlare, ma è anche vero che tante volte mi è capitato di scrivere delle poesie pensando a degli amici, a delle persone a cui sono affezionato, non perché io abbia un rapporto di incomunicabilità con loro, ma semplicemente perché ci sono alcune cose, io credo, che non si possono non dire in una certa forma, in una certa maniera. E la poesia mi sembra sempre di più così, una cosa necessaria da dire che si può dire soltanto in quella forma lì, in cui la forma è importante quanto il contenuto. Ed è così che ho capito, dopo un po' di tempo, che effettivamente la poesia è comunicazione per me. Uno dei poeti con cui ho un rapporto più stretto si chiama Alberto Bertoni, e anche la sua è una poesia profondamente dialogica, e quindi mi piaceva leggere adesso un suo testo, la prima poesia del suo primo libro di poesie, Lettere stagionali, che è anche da subito una poesia dialogica, di dialogo. Mia cara, oggi che sul piano generale il freddo tende a zero, scende a picchi tanto minimi da togliere la fretta e quasi i sentimenti, il solo vero fatto di cui scriverti è l'insistito indietreggiare dei miei pattini, gioco filiale, volo di tarma cieco e fine del letargo. Poi, cara mia, è già così fiorito il mondo di innevamenti vari e perdite abituali del pensiero che un po' di gelo in più o in meno cosa vuoi risolva e cambi dei destini nostri individuali, se non per la certezza di essere infine soli, ora e qui, nel buio curvo dei fiordi. Allora, in questo senso mi piace un po' intitolare quest'ultima parte con un titolo rubato a Pier Vittorio Tondelli, cioè Biglietti agli amici. E quindi leggo queste ultime poesie esplicitando le dediche. Ho scritto una poesia cartolina ambientata in una località sperduta della punta estrema dell'estremo oriente di Creta, dell'isola di Creta. La località si chiama Itanos e l'ho dedicata appunto a Roberto Alperoli, perché poco prima di partire per questo viaggio a Creta io e lui avevamo parlato di un film di Nanni Moretti, La messa è finita, e di una scena in particolare in cui Don Giulio, che è il personaggio interpretato da Nanni Moretti, quale luogo più adatto per parlare della messa è finita, dice appunto di voler partire, di andare in un posto in cui c'è un vento da diventare pazzi. E allora questa frase che lui mi aveva ripetuto mi è rimasta ingarbugliata nella testa per tutto il viaggio, e poi ho prodotto questa poesia, ha dato origine a questa poesia intitolata appunto Itanos e dedicata a Roberto. Caro, anche qui c'è un vento da diventare pazzi e il fuoco non arde più. Sembra che il sacro si mescoli al rumore dell'autobus e che più a niente riconduca il senso di questa attesa fin troppo programmata per un benessere che tarda e non arriva. Ma la gioia, sai, riempie all'improvviso, non si può programmare in un viaggio e rimane del tutto inaspettato l'evento. Per il resto, tutto è rimasto immutato. Si peggiora mano a mano col tempo, si guasta sempre più quel tormento che ci fa ridere all'improvviso, presi da un attacco quasi isterico. Eppure, oggi, passeggiando tra certe rovine, è come se avessi quasi sorriso. Invece, per capire, per far passare che comunque queste cartoline non sono soltanto di luoghi
effettivamente particolarmente scenografici, mi è capitato di scrivere una poesia intitolata Novellara, che è un paesino della Bassa Reggiana, in cui sono capitato una sera alla laurea di una mia amica che si chiama Elisabetta e che è di Novellara, insieme al mio migliore amico Davide, a cui ho dedicato questo testo, perché a me almeno è sembrato di essere proiettato in una dimensione assurda. Era caldo, umido, in questa cittadina deserta in cui non eravamo mai stati, mi aveva scenograficamente appunto colpito. Di questo mezzo luglio rimane qualcosa di celato nel profondo. Qui passeggiamo per una piazza che è ampia e mezza deserta, mentre l'umidità che sale sembra che ci strozzi e pensa poi che stronzi, arrivati in questo cuore di nulla, in questa serata altrimenti vuota. La chiesa non è illuminata, c'è solo un riverbero di mistero che si aggira per queste strade. Se tutto è finito, come sembra, e queste che passeggiano sono soltanto comparse di noi, davvero cosa rimane? O forse è solo l'apocalisse, la prova generale prima dell'esplosione nucleare, e noi, rimasti adesso soli, siamo gli unici che hanno dimenticato di informare. Un'ultima nottata, poi basta, fine, e finiamo tutti insieme. Ho scritto anche molte poesie ambientate su questo treno regionale che prendo quotidianamente per andare a Bologna, che è per me un po' il momento di prendere il treno è un po' un momento di letteratura. Lo si legge oppure si pensa, e questo mi ha fatto scrivere molte poesie, e tra cui questa, che è la prima volta che leggo in pubblico, è una poesia di poco tempo fa, però mi piaceva anche un po' così provare a lanciarmi. È una poesia che non ha titolo e che dedico a Carolina. Sarà che seduto al finestrino dello stesso regionale da te preso stamattina in un ritorno piovoso e sospeso, la mia memoria involontaria assomiglia tanto allo sguardo che getti qualche volta si intravede oltre il resto delle cose. Sarà che adesso l'impazienza nell'avere questa voglia di pure rivederti è sotto sotto solo quel rumore che frusta la pioggia sul piano battuto sotto al portico che prima abbiamo condiviso, stretti in un giro di fiato. Sarà quel tic involontario che compi marmorea sillaba di unione o solo accenno di sorriso spontaneo nel dopo di un bacio, con quel giro di bassi sempre più in fondo tra stomaco e cervello e sinapsi impazzite e imbarazzate. O forse è solo che oggi a pranzo il nostro amico Riccardo ci ha fatti bere un po' troppa acqua minerale per non sentirci ora due galleggianti dentro pozze di pioggia ricolme. E mentre ti ascolto e il treno riparte, ti lascio, intravedo la tua casa, il tuo portone, il tuo cavalcavia, e c'è chi dice che questi pochi chilometri ci servono e che presto forse ce ne accorgeremo. O sarà che era solo semplice, e semplice lo era davvero? Invece a una mia amica che si chiama Giada ho voluto dedicare una poesia che ho intitolato Dopo Sole, come un film che abbiamo visto insieme e che era ambientato in un villaggio turistico, e quindi ancora una volta queste geografie un po' inventate in questo caso. Nel giorno dell'arrivo e della partenza, nel villaggio turistico, quando si incrocia lo sguardo perso di chi va e quello ricco di chi viene, tra turisti non ci si conosce. Ecco il braccialetto per bere gratis al bancone. Svuotato dell'umano, questo non è un luogo. Si finge comprensione per chi parte,
ma il doposole da scottato conta poco. Una cosa è sicura, come dice Pirandello in un suo romanzo molto famoso e divulgato e letto anche a scuola, cioè Uno, Nessuno e Centomila, e cioè che la vita non conclude, e quindi per me sembra un po' difficile concludere questo reading, questa lettura. Però ho scelto un testo che per me è importante perché l'ho scritto in un momento di forte, insomma, disorientamento emotivo, sentimentale, anche esistenziale nel 2022, una poesia che ho poi buttato via perché mi sembrava brutta, però poi dopo un anno l'ho ripresa in mano, ho fatto una piccola aggiunta e ho capito che era una poesia per me importante e che può valere anche come poesia di congedo e che ho scelto quindi di dedicare a una delle mie migliori amiche che si chiama Alice. E quindi ringraziandovi per questa sera, ringraziando ancora una volta Cecilia per avermi accompagnato in questo viaggio, vi leggo quest'ultimo testo. Scrivo tutto questo perché ho avuto uno strano colloquio con me stesso nel tragitto in auto a qui dal centro, in cui il mio riflesso mi ha proposto il patto di un suicidio. Arrivi a casa e tiri la corda. Non vedo perché no, mi confesso stupito. Allora arrivo a casa e scrivo. Cecilia Gargano. Grazie a tutti voi per essere stati qui in questa giornata uggiosa e grazie al Poesia Festival per l'ospitalità e per tutto quanto, come sempre. E grazie ovviamente anche alla Vacchio per averci ospitato qui. Grazie a tutti e buona serata.